Subito dopo la questione dei video, dei poi, eccetera, il testo ci diceva che il visitatore acquista il servizio in uno dei chioschi InfoPoint. Io adesso riepilogo un po', faccio un po' una descrizione di uno scenario. L'utente va a questo InfoPoint, da qualche parte avrà reperito l'informazione di dove si trova questo InfoPoint, non ci interessa dove l'ha reperita, va e compra il biglietto. Questo biglietto può essere di tre tariffe diverse, dipende da cosa vuole spendere o cosa vuole vedere l'utente. Quindi chiederà o un biglietto tariffa base, o un biglietto tariffa intermedia, o un biglietto tariffa piena. Cosa succede dopo? Succede, mi immagino la scena, no? Che l'utente lascia il proprio documento di identità o il proprio numero di carta. Queste informazioni vanno registrate. Perché vanno registrate? Perché poi quando l'utente mi torna indietro e io devo essere sicura di dare il documento giusto alla persona giusta. E inoltre c'è anche un problema di riservatezza dei dati, per cui questi numeri di carte di credito andrebbero completamente cancellati, e questa è una cosa che bisogna anche poi gestire, ma fa parte dei requisiti non funzionali, quindi per adesso non ce ne occupiamo, non c'entra niente col database, se non per il fatto che questi dati dovranno essere criptati. Però io li devo memorizzare, per forza, per vari motivi. La carta, il documento d'identità lo devo registrare da qualche parte che io ho dato quel particolare mini tablet a quell'utente con quella carta d'identità. Per quanto riguarda la carta di credito, devo memorizzarlo quel numero, non posso scriverlo su un biglietto. Perché? Perché nel caso in cui non restituisca il mini tablet, gli addebiterò l'importo. E inoltre, con carta di credito, l'utente può andare a consegnare il mini tablet in un altro InfoPoint, quindi questo dato deve essere oltretutto condiviso in rete, cioè da ogni InfoPoint deve essere possibile accedere a questo tipo di informazioni e registrare che il mini tablet è stato consegnato. Insomma, c'è tutta una serie, se voi ci pensate, di operazioni da fare che in questo documento non vengono descritte, ma che sono necessarie e ragionevolmente necessarie. Quindi pensiamo un attimo al biglietto, no? Quindi sul biglietto cosa ho pensato? Ho pensato di andare a scrivere, a definire l'entità biglietto. Al biglietto associato una password, questo l'abbiamo capito perché c'è scritto anche nel documento, ma bisogna anche sapere qual è la sua validità. Il biglietto vale un giorno, quindi io ho inserito anche come attributo la data di emissione. E noi sappiamo che dura solo quella giornata lì. Poi ho aggiunto anche ora di emissione, ma non so se serva, ma così di solito quando c'è la data c'è anche l'ora su l'emissione di un biglietto per sapere anche a che ora è stato emesso. Ma ripeto, questo mentre ora emissione è superfluo, cioè se uno non lo mette non è un problema, la data di omissione se non la si mette è un errore. Questo sì è un errore, perché così come è un errore non mettere la password, perché questi sono dati necessari e richiesti. Ora, come viene collegato il biglietto alla tariffa? Con un'associazione di tipo uno molti, perché un biglietto è un biglietto che appartiene ad una ed una sola tariffa, mentre a quella tariffa possono appartenere da uno n biglietti, e la tariffa ha come attributi il tipo di tariffa base, intermedia, piena, quindi una di queste tre tariffe, e io ho associato anche il prezzo. Il dato del prezzo è importante perché i prezzi possono variare, quindi chi sta a vendere questi biglietti non è che deve conoscere i prezzi, lo vede sul computer. Quando emette il biglietto, gli viene in automatico fuori il prezzo. Una gerarchia ha senso di esistere quando le sottoclassi, o in questo caso le sottoentità, sono concettualmente la stessa cosa dell'entità genitore, ma sono più specializzate, cioè hanno qualcosa che in più. Cosa avrebbe di più rispetto a tariffa, la tariffa intermedia? Quindi in realtà non c'è differenza tra tariffa base, tariffa intermedia, tariffa piena e tariffa, cioè hanno tutti gli stessi attributi.
Poi, visto che è necessario memorizzare alcune informazioni sull'utente, dicevo prima appunto i documenti e poi altre informazioni di contatto, nel caso in cui fosse necessario appunto mettersi in contatto con questo utente perché si è verificato qualche problema, ecco che ho aggiunto l'identità utente con alcune informazioni sul documento, qui non ho fatto distinzione tra carta di credito e carta d'identità, nel senso che le informazioni da memorizzare sono le stesse, il numero del documento, che nel caso di carta di credito è il numero della carta, poi un attributo sul tipo di documento, la scadenza è importante perché nel testo veniva appunto specificato che il documento deve essere valido, cognome e nome, un numero di telefono e poi un'email eventuale, quindi un dato opzionale. L'utente, pertanto, acquista da 1N biglietti e il biglietto in questione è acquistato da quell'unico utente. Quindi l'utente si è comprato il biglietto. Dove l'ha comprato? E questo è importante, perché io devo sapere che il biglietto è stato acquistato, è stato erogato da un certo InfoPoint. Perché? Beh, perché questo, cioè, devo sapere a quale documento, nel caso in cui sia stato lasciato un documento, è associato e dove si trova questo documento, nel caso ci fossero problemi, se no chi lo trova più sto documento? Giusto? Ecco, quindi e oltretutto gli InfoPoint devono essere inclusi nel database perché è necessario anche avere informazioni di dove si trovano. Per cui per ogni InfoPoint io ho pensato di mettere un telefono, un'email, perché da qualche parte ci dovrà essere una locandina, una pagina web, un'app per lo smartphone, dove uno può trovare gli InfoPoint su una mappa, contattarli, sapere qua, ecco, qua sì che si potrebbero mettere gli orari di apertura e di chiusura. Ecco, quindi l'InfoPoint eroga da 1N biglietti e il biglietto è erogato da uno ed un solo InfoPoint. Poi c'è la questione dei mini tablet, perché ogni volta che viene erogato un biglietto, insieme a questo biglietto viene anche dato un mini tablet. Ora, questo mini tablet può avere un ID all'interno del database, però ci sono delle proprietà distintive di questo mini tablet che secondo me, cioè la proprietà fisica del mini tablet è il MAC address. Al biglietto abbinato uno ed un solo mini tablet, mentre quel mini tablet nel tempo potrà essere associato a diversi biglietti. Sapere se il mini tablet è stato consegnato a fine giornata o no è molto importante. Quindi il mini tablet ha uno stato, potrebbe essere un attributo booleano, disponibile. Si poteva creare un'entità documento e associare l'utente al documento. Sarebbe stata un'associazione di tipo 1-1. Quando ci sono delle associazioni 1-1, talvolta si può decidere anche di fare un accorpamento delle due entità, quindi mantenerle separate non è un errore. E poi c'è la parte finale, questa qua, che in realtà, e ci tengo a precisarlo, non è necessaria. Se non si va a registrare questa parte che adesso vi spiego, in realtà questi due database sono separati. Li ho collegati perché io ho pensato che, come quasi in tutte le attività che si svolgono, è molto importante avere un monitoraggio. Cioè, anche se non è richiesto, ma vogliamo come cos'era? Aspettate che vado a leggermi chi era il committente, una città d'arte, l'assessorato al turismo. Vorrà sapere quanti turisti hanno usufruito di questo servizio, quando, e quindi fare poi delle statistiche per migliorare il servizio, per modificarlo. Per esempio, si potrebbe scoprire che presso un certo poi non ci va mai nessuno,
Quindi ci sono solo due soluzioni: o non lo si include più in questo progetto, oppure lo si include, però lo si deve promuovere meglio. Insomma, delle cose che adesso non sto a farla molto lunga perché avete certamente capito. Quindi, questa parte che vedete in giallo l'ho aggiunta io perché io in questo modo posso registrare il mini tablet quanti accessi fa presso un POI. Naturalmente posso anche risalire dal mini tablet a tutte le altre informazioni, ma a me interessa in realtà conoscere gli accessi più che le informazioni correlate, perché non è questo un servizio che va a fidelizzare un cliente, ma cerca di appunto comprendere quali sono le zone della città di maggior interesse per gli utenti. E in questo modo, quindi, dal mini tablet, il mini tablet effettuerà da 1 a n accessi presso un certo POI. L'accesso naturalmente è relativo ad uno, un solo mini tablet. Io so qual è la data e l'ora dell'accesso e so anche che questo accesso è stato fatto presso uno ed un solo POI, mentre ovviamente a quel POI accedono. Ci sono più accessi da 1 a n accessi. Questo solo poi per ricavare informazioni statistiche, dati statistici. Questo è lo schema definitivo, schema ER definitivo, nel caso in cui manteniamo nel database anche le immagini e i video, non le immagini video come risorse multimediali, ma come URI, quindi collegamento alle risorse stesse. Si vede un po' piccolino, però insomma l'ho già spiegato abbondantemente in precedenza, quindi qua abbiamo una visione d'insieme. E invece, nel caso in cui non ci siano le risorse video e immagini da memorizzare, lo schema si semplifica e abbiamo una situazione come questa. Anche qua riduco un po' così vediamo meglio. Ecco, non abbiamo pertanto i video e le immagini, però tutto il resto rimane identico.